Ragazzi, ho appena fatto una storia bellissima per presentare che siamo in diretta. Devo migliorare in queste chicchette. Assolutamente. Buonasera. Questa, per quanto introdotta in maniera un po' sporca, è la prima live ufficiale delle 21:30 dell'aggiornamento di Sutorima 2.0, diciamola così. Ci sta, funziona. E sono veramente contento che sia per Crisis Core, che nonostante abbia raggiunto il suo cap di completismo nei confronti della potenza, potremmo dire, ha ancora tanto da offrire, specialmente perché è blind. E questo non significa che non continuerò a farne assoluto 100%. Bisogna vedere se riuscirò a trovare lo spazio e il tempo di completare al 100% anche UMD, ma francamente, se mi posso permettere di andare in combat e accelerare, se mi concedo l'accelerazione, il 100% ve lo faccio sicuro, sicuro, sicuro. Quindi fight a riguardo. Sto pubblicando le stories in diretta per vedere se qualcuno magari si era dimenticato o scopre che la live gli interessa. E francamente continuo a chiedervi: vi fa più piacere questi inizi un po' underground e soprattutto background? Buonasera, ragazzi, buonasera, buonasera. Ciao, le live serali sono mancate a qualcuno? Allora, considerate che già da la scorsa volta ci sono delle piccole novità. Nulla che però finalmente, per alcuni direte finalmente, per altri siete stati già soddisfatti, me compreso, non c'è assolutamente motivo di fare introduzioni, di dirvi ragazzi ho sbloccato questo, ho sbloccato quell'altro, ah, quella missione, quell'altra missione. Anzi, ho in mente l'inizio perfetto per questa live. Ma prima dell'inizio perfetto per questa live, ringraziando e dando il benvenuto al nuovo iscritto, devo aumentare il volume degli alerts, diciamo, perché effettivamente quando li ho ridotti per The Last of Us Part 2, ora li ho rimessi come prima, ma c'è qualcosa che non è rumoroso come dovrebbe essere. Allora, come sono i volumi? Benvenuti, benvenuti ragazzi. E purtroppo Streamlabs non si sta aggiornando, quindi mi sento in colpa, non riesco a dire il vostro nickname. Mi sento sporco in questo momento, ma ciao. Grazie. Allora, per prima cosa, quello che ho fatto è stato andare a parlare con quegli NPC e ottenere gli ultimi materiali per l'ultimo carretto. A quanto capito, secondo la community, non so se poi a livello di codici di gioco o completismo è equivalente, l'ultimo carretto è quello Shinra. Cioè, quello più raro e prezioso è quello Shinra. E mi dispiace per Aerith. Questo invece è quello intermedio. E è stato interessante parlare con questi NPC perché le missioni che ti sbloccano di livello bassissimo, che ti permettono di ottenere questo materiale, introducono. E a questo punto ammetto che penso sia più opportuno non fare spoiler, ma se avete giocato Final Fantasy VII non avrete che conferme su quello che suggerirò. Introduce il discorso in maniera molto esplicita, un bellissimo foreshadow, per quanto sia un prequel e quindi è ovviamente gioco forza, cioè è ovvio che lo fai, però è bello che lo abbiano fatto perché è molto nel futuro, non stiamo parlando di Cloud e Zack, o di Sephiroth e Genova. Introducono quello che succederà tra Midgar e Hojo. Fico, molto fico. Ne sono stato veramente fomentato, mi piace da morire il fatto che si vedano i semi dell'oscurità all'interno di Shinra. Allora, vediamo. Anche l'artigiano provetto. Sì, facciamolo! Yes! Questo sarebbe un trofeo. Pling! Ciao ragazzi. È il più bello! È delizioso, un pochino pacchiano, ma meraviglioso.
Scommetto che ne vuoi uno ancora più bello, eh? Questo è carino. Mi piace un sacco. È il migliore finora. E vai! D'accordo, prendiamo questo piccolo e andiamo a vendere qualche fiore. Carino che dica quello più bello finora. Cioè, è come se lo sentisse come terzo, no? Il nostro sogno. Queste cutscene sono preziosissime da vedere tutte, però mi chiedo quasi, e chiedo a chi lo ha completato prima di me, questo carretto ha avuto più successo degli altri e la scena più dolce di tutte. Succede sempre con il terzo carretto o è proprio questo? Perché sembra quasi un premio. Possibile che tu faccia per ultimo quello Shinra? E ti viene invece quello sfigato? Come finale? Ah, li fai sempre in quest'ordine. Ok, perfetto. Che oggetti gli dai? Ok. Shinra è quello comico, d'accordo. Wow, tre carrelli per i fiori, grazie mille. Ok. Allora, ok. Che dolcezza. Avevo intenzione di farvi vedere un video a questo punto, ma l'idea mi è venuta adesso perché non mi aspettavo una scena così dolce e romantica, così vera e così importante per quello che può essere il futuro della storia. Lo faremo nella prossima live, non voglio perdere tempo. Però perderemo un minimo di tempo, invece, nel fare questo. Questo è per me un momento importantissimo della serie su Twitch, perché non lo avete mai visto, non ve l'ho mai mostrato e finalmente avrete nell'esperienza quello che è fare una missione eroica. A personaggio concluso. Anche se poi di concluso non c'è proprio tutto. Bisogna ancora lavorare a quello che sono gli MD. Non ho ancora recuperato l'accessorio del Moguri, quello specifico con l'omonimia in italiano e così via. Andremo qui. Sono felicissimo di aver sbloccato l'ultima parte del mondo. Divertimento lo solo. Tempo di vacanza. Ah, ma l'ultimo è comunque parte basso. Proprio trama. Tempo di vacanze. Ti comunichiamo che ti è stata concessa una vacanza nella località balneare della Shinra, Costa del Sol. Speriamo che questo periodo di riposo ti permetta di tornare in forza. Ci saranno le mostre? No, io voglio mostrarvi a caccia di oggetti preziosi, progetto anti-malavita, il crepuscolo di Dawn. Praticamente questa parte delle missioni secondarie si basa sul contenere e abbattere i mostri di Dawn Corneo. Corneo. È veramente, veramente carino che ci siano questi approfondimenti nelle descrizioni. Questa non l'ho ancora mai fatta, non credo avremo difficoltà, però chi se ne frega. Il bello è che nonostante sia eroica, ormai noi abbiamo superato quel livello. Siamo in un JRPG, abbiamo trovato la chiave della vittoria. Che gioia. Il crepuscolo di Dawn. Pare che Don Corneo abbia nascosto degli altri oggetti nella landa. L'obiettivo della missione è riportare le forze di Corneo sotto controllo. Hai il permesso di tenere tutti gli oggetti che otterrai nel corso della missione. L'ennesima mappa che abbiamo visto mille volte, perlomeno chi lo ha giocato. Ok.
teniamoci sui bordi, non abbiamo nulla da offrirci nel combattimento, anche se rubare oggetti a mostri così potenti è interessante. Per esempio, ho finalmente ottenuto Ultima, anche se completo della forza, è chiaramente inferiore a quello che abbiamo, ma è uno degli oggetti più affascinanti che ho trovato all'interno del gioco fino ad ora. Ok. Che dite, il boss in quale direzione sarà? Per ora andiamo verso nord. Non ho controllato tutte le missioni missabili, ma non credo di avere dubbi di averle prese tutte, perché abbiamo giocato con così tanta cura. Poi se c'è qualcosa di estremamente oscuro, accetto di perderlo, fa parte della blind, e finché il gioco mi permette di avere le mosse e le armi e gli accessori finali, come ho fatto adesso, per quanto me ne manchino un paio di paia forse, sono contentissimo. Quello che fondamentalmente mi manca adesso, ho controllato, è l'armatura di Genji, ne abbiamo parlato la volta scorsa, e serve l'OMD. Lo scudo, non mi ricordo, mi avete parlato, questo non mi piace googlare troppo, non voglio farmi spoiler. Mi avete detto che serve giocare con il Magic Pot, che è un'altra tradizione di Final Fantasy. Gli daremo un Elisir o qualcosa, insomma, ci sarà un meccanismo per il quale ci sblocca qualcosa. No? Non so se chiederà l'Elisir, ma qualcosa chiederà il Magic Pot. E infine, sia il drop del Super Boss Segreto, benvenuti. Zakar, grazie per aver donato. A te ti è registrato, agli altri no, perché? Molto peggio di un Elisir. Ok. Oh! Questo non l'avevo mai visto! Ah, chiede skill! Pensavo di trovare un mostro ripetuto, non un reskin. Non l'ho mai visto questo. Che è? King... è un King Behemoth? Dai, finalmente! Sarebbe il primo! Avete visto che le pozioni sono percentuale? Behemoth Golden è il nome ufficiale o è un modo... perché è figo. Mi dispiace, devo aumentare i volumi. Faremo qualche test su Streamlabs. Magic Pot per lo scudo chiede di fargli otta colpo. Il che vuol dire RNG per l'OMD. Why? Why you do that, Square Enix? Why are you being Squeenix? Are you being Squeenix, Mike? Allora... i volumi parlano dei rumori di chi si iscrive e così via. Allora... ok. È bello sentirsi un po' intimoriti. Io non credo che metta status, quindi... pensavo di mostrarvi i combattimenti senza neanche aprire questo menu, ma sono contento che ci sia... che ci sia un mostro che mi mette preoccupazione. Quindi barriera e barriera M. Activating combat mode. Activating combat mode. Scippo. Scippo. Ok. Ah no, è un Umbaba, è un altro dei mostri classici, ok. Si sta baffando, eh. Zanzetsuken, Zanzetsuken, Zanzetsuken. Beh, comunque fico. Ok, godiamocela. Alzo il volume. Una cosa del genere deve vendere la PSP, ragazzi, eh. Cioè,
killer application, solo questa CG. Farà meno male di una spadata, probabilmente, senza pugno, però la cosa. Ojo. Oh. Ah no, 90.000. Wow, fico. Cazzo. Servirebbe Dispel qua. Non penso. Ammazza che male. Bello scontro! Non poteva andare meglio la rappresentazione delle missioni con voi in diretta. Ma quanto sono contento! Ma quanto sono contento, ma quanto sono soddisfatto! Però avete visto che imparando a schivare si diventa wink wink? Bravi? Figo, 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 figo. Allora, mi chiedo se... Ah, è un danno percentuale, ecco perché. Perché altrimenti mi avrebbe fatto 140.000. Cioè, sembrava un po' troppo. Allora, ok. Let's go. Non ho altro da fare se non concedetemi. Aspettate, per andare avanti di trama adesso devo... Mi sono un po' distratto. Per andare avanti di trama, adesso, devo andare a parlare o andare... Devo andare in missione, ma al briefing? Non credo. Shinra Building, comunque, no? Ok. Ah, ritorniamo da Kanso. Va bene. Allora, lo facciamo solo ora perché voglio andare avanti di trama e ci tengo a non farvi perdere tempo. Ok. No, Minerva non l'ho nemmeno provata perché... Ho promesso di farla con voi. Ok, basta accelerazioni. Allora. Andiamo al piano Soldier. Ho sbagliato. Si possono usare loro? Ok, allora. Mettetemi. Voglio provare a vedere se riesco a essere una persona vera. Non ho rimpianti. Grazie di tutto. Completiamo in fretta i nostri incarichi e rivediamoci a Midgar. Contaci. Alla prossima. What's up? I'm having a little trouble. Rounding up the group. We're in a hurry. Let's move it. Sir. What? Cloud? Together again, huh? All right. Thanks. Hold on. I'll get everyone.
By the way, where are we going? To Nibelheim. Io vi dico questo, che Cloud sia senza elmo è design. Io penso che in un JRPG voi dobbiate ora immaginarvi che ce l'abbia tutto il tempo. Salvo che se lo metta a un certo punto, a quel vabbè, lì, vabbè, amen. Però è brutto avere un personaggio così iconico per loro e coprirlo. Quindi lo scoperchiano e via. Lo accetto. È patto narrativo, va bene. Vi dirò una cosa però. È arrivato il momento di dirvi una cosa. Io ho premiato Sephiroth moltissimo durante questa run. L'ho premiato a livello di sorpresa di vederlo partecipare così tanto alla storia ed essere un effettivo personaggio. Però sapete che mi dà quasi un feeling retcon. Di quelli non proprio belli. Perché vedere Sephiroth canonizzato, reso ufficialmente un personaggio così positivo, che però poi perde il controllo, e così anche chiacchierone, così quasi estroverso con chi gli è vicino, è un'altra persona rispetto a quello che era giocare con Cloud nel flashback. Quando giocavi con Cloud nel flashback, Sephiroth non era questo. E non so. Non so. Non so. So, how does it feel? To be home after all this time. I have no hometown. I wouldn't know. What about family? My mother's name is Genova. She died shortly after I was born. My father... Why am I talking about this? Come on, let's go. Sephiroth's mother's name is Genova? Hmm? Beh, allora, qui voglio vedere come... Allora, due cose. Il termine retcon qui è sbagliato, è una sensazione di cambiamento di quello che è comunque il mood del personaggio in maniera però non interessante o positiva, è una sorta di sminuimento dell'aura che aveva Sephiroth un tempo, ma in effetti non è mai stato scritto, quindi è un po' come parlare di John Naked Snake prima di diventare Big Boss, è un personaggio molto più... giocoso, molto più sciocco, no? Rispetto al militare guerrafondaio che vuole distruggere il mondo, mettiamola così. Quindi è un parallelo che funziona, secondo me. Non ve l'ho visto fare a voi, intendo dire, sono d'accordo con voi, però allo stesso tempo è per me molto più una forzatura qui che non altrove. Qui è prendere un personaggio... Vediamo un po' come viene trattato. In realtà penso che mi piacerà comunque. Non rimpiango il vedere Sephiroth così. Non lo rimpiango affatto. A me è piaciuto averlo come persona. La cosa mi intriga, ma voglio vedere come la trattano. Non potevo dirlo dopo quello che accadrà a Nibelheim, quindi me ne sono approfittato adesso. Vediamo un po' che sensazioni mi dà in definitiva. Allo stesso tempo... A questo punto, nel discorso della madre, è impossibile che Sephiroth non sappia qualcosa. È impossibile che Sephiroth non sappia qualcosa. È impossibile che Sephiroth... Perché? Vi prego, cioè. Vai. Dai.
C'è pure scritto Shinra, il reattore. Ah, vi ricorda qualcosa? Ma è Kingdom Hearts. È proprio Kingdom Hearts. Oh santo cielo, ma io non ho voglia di fare questa cosa. Tifa. Delicatissima, Tifa. Delicatissima. Questo penso che sia uno dei tre motivi per cui volere Final Fantasy VII Remake parte 2. In che senso? Oh. Ci sono altri first class in soldier? Solo due, Tifa? Soundtrack Nibelheim, eh? Allora cerchiamo sta un reporter. Qui dovrebbe esserci Claudia, no? Chissà se vedremo Claudia, mi farebbe un sacco piacere vedere Claudia. Cerchiamo sta fontana. Periferia. Che bellino vedere. È la prima volta che vedo Nibelheim. Cosa? Come scusa? Così, con nonchalance. È al centro della piazza dov'ero? Ah, poi controllo allora. Ok. Ma stavate parlando di Claudia o della fontana? Comincio a pensare che stavate parlando della fontana. Ah, è un serbatoio dell'acqua, ok. Ok. Ok, e allora andiamo. Allora, ok, 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 ok. Ok, andiamo. D'accordo, d'accordo, let's go.
Ma no, ma conviene andare nella locanda adesso? Mi viene ansia. C'è un cioccobo enorme in quel quadro. Non vedo ragazze in questo quadro, in questi quadri. Eccola. Venerdì, Mark. E Cloud, siamo andati spesso in missione insieme ultimamente. Vorrei dirti una cosa. È un po' imbarazzante, così te lo scrivo via mail. Il giorno che hai cambiato pettinatura, quando hai augurato buona fortuna a noi novellini, non dimenticherò mai le tue parole. Il ricordo di quello che hai detto mi dà il coraggio di andare avanti. Ah, tra l'altro, ho sbloccato un sacco di altri negozi. E devo andarmela a cercare? Ah, devo tornare al quadro. Ok. Santo cielo. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, no, e dai. Andiamo. Quell'edificio. Bei tempi quando pensavo che i Numen fossero loro. Bei tempi davvero. Bei tempi davvero. Sei a Nibelheim adesso? Io ho da fare in un'altra zona glaciale. A proposito, ho notato che stavi leggendo Loveless a Costa del Sol. Quella era l'opera preferita di Genesis, vero? L'hai letta tutta? Scommetto che l'hai buttata in mare dalla noia. Ma c'è una rappresentazione di Loveless a Midgar. Andiamo a vederla quando torni. Carina, Sisney. Il costume da bagno preferito di Zack ha dei girasoli ricamati. Non è perfetto per una persona solare come Zack. Oh, santo cielo. È stato visto combattere sulla spiaggia armato di un ombrellone. Non è troppo figo? Con tutta la sua vitalità sarebbe lecito aspettarsi che Zack sia un rubacuori, ma perché in realtà sia molto dolce e ingenuo. Grazie ad Abito Nero per l'informazione. Ma che, veramente? Chiuditi in camera, non uscire mai più, Zack. Abito nero, Zeng, sì, a voglia, a voglia.
Ah, no, ok. Allora torno dentro a... Fai su e giù per le scale della locanda per continuare. Io vi seguo, ragazzi. Prima andiamo avanti in questa piccola side quest. Ah, si sta... Ah, è lui che cambia il quadro. Per turismo? Ci ho pensato, eh. Mi hai scoperto. Il quadro cambia? E a due lati. Dall'altro non c'è. Alla mia età si dimenticano. Alla tua età? Alla tua età? Allora, non funziona così. Se dimentichi come lo metti, non c'è la regola che se c'è la ragazza ci sono anche i Gil, altrimenti no. E l'ha anche corrotto! Un soldier! Capisco. Capisco. Va bene. Non capisco la roba. Quindi abbiamo una bomba con la faccia di Angel. Non credo proprio finiremo nulla oggi. Stiamo andando a cercare le side quest di un minigioco del paesino. Accelerare ora diventa scortese e anticlimatico di quello che è anche il lavoro estetico, musicale, ritmato, ritmico dell'avventura. I bambini che rischiano di polverizzarsi davanti al mago. E i vostri genitori? Sono arrivata fin qui senza incontrare nessun mostro, ma ora devo tornare a casa? Ma sono pazzi! Ci sono i mostri qua fuori! Mostri fortissimi! Ci sono i Pyros! Forse ti dirò quello che ho sentito dire sulla bomba meraviglia. Sì. Grazie. Prima arriviamo in cima e poi vediamo. A meno che io non debba poi appunto scoprire che bisogna trasformare una bomba in una bomba meraviglia. In quel caso mi equipaggerò un fire. Ah no, cosa sono queste?
Bomba irritabile. Ok. Ah, sono loro? Devo solo ucciderle? Pensavo che ci fosse un minigioco sul... Ah, non devo farne esplodere nemmeno una. Ok. Pensavo che fosse un po'... Ok, ok. Oh no. Questo è arrabbiatissimo. Grazie. Thanks. Frammento d'oro, fico. Ok. Activating combat mode. Andiamo. Gotham! Oh yeah! Conflict resolved. Ragazzi, ho scoperto il segreto della bomba. 3 danni. E se avevo barriera M? Te lo dà comunque il consiglio. Non c'è un po' di repellente? Allora. Activating combat mode. Nibelheim è un posto pericolosissimo. Esci a fare una passeggiata e ti trovi le bombe irrascibili. Activating combat mode. Allora, bimbo, forza. Spero che le prossime siano veloci e che tu alla fine mi dia... Eden. C'è una voce riguardo a una cassaforte che ride. Lo so, ma questa è in Final Fantasy VII. Questa è la... Samizar, benvenuto. Questa è la cassaforte che ride. E questa è la cassaforte di Final Fantasy VII. Ho già fatto foreshadow nello spirito dell'esperto 4 al riguardo. Activating combat mode. Conflict resolved.
resolved. Ah, non la posso ancora fare adesso? Che figo poter vedere. Ma che bello! Che figo poter vedere questa casa così. Questo lo dirò tra un po' di anni, vero? Me lo sentirete ridire. Questa cosina ve la ripeterò tra un po' d'anni. Eia, salve. Puoi zoomare. Ci sono dei libri poligonali qua. Niente a risoluzione abbastanza alta da vedere nelle serrature, ci serve per capire la combinazione. Questo è tipo Silent Hill. Non si apre. Ma non vedo molte serrature da sbirciare, onestamente. Conoscenza straripante, facce sgradite. Partiamo dalla prima cifra, facce sgradite. Non c'è risoluzione abbastanza alta per avere dei quadri visibili, quindi facce sgradite, qualcuno che non... quelli che non... per ora non ditemi cosa fare. Vediamo. Non lo so, io conosco i miei polli, non si può ragionare moltissimo in qualcosa che... Qui abbiamo sicuramente un materiale che è un asset. Fuori dagli asset dovrebbe esserci la soluzione. Quindi i casi sono due. O la soluzione è due, ok? O la soluzione è due, oppure è 6.
per logica. Perché non trovo altro senso. O è 2 o è 6. O 4 se contiamo gli asset. No, 5. Io ho pensato conoscenza straripante, quindi straripa, quindi i libri che non sono a posto. E sono 1, 4, 5, 6. Il fatto è questo. Questi tre libri contano come un asset o come tre libri? E contano questi qua fuori? Cioè, questo è il fatto. Vedete che sono asset? Vedete che si ripetono? Si ripeto. Perché 5? Perché quello lì a terra è dentro la... Perché nonostante sia scaduto, conta come libro sulla libreria. È un enigma veramente bastardo questo. E per bastardo non intendo complicato e fatto bene. Intendo bastardo e basta. Ah, perché è dentro. Eppure, vabbè, sì. Allora, ok. Facce sgradite. Facce sgradite. Vediamo un po' le facce. Facce sgradite. Qui l'enigma è che loro appaiono e scompaiono e devi tenere a mente quante sono, ma ce n'è una in macro qua vicino che è apparsa prima. Non credo siano 6. Però 5-5 come soluzione. Non lo so, 5-5, non lo so, sì, fatemi riguardare bene. Aspettiamo un po' qua. Facce sgradite potevano essere quelle che scomparivano, ma scompaiono tutte. No. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Sì, è 5. Oh! E non mi ricordo gli altri indizi. Quindi non li ho proprio letti gli altri indizi per memorizzarli. Quindi 5-5. Ah, è casuale a ogni run. Ah. Ecco perché allora gli asset sono ripetuti. Dolci ricordi di casa. Riposarsi su tutte e quattro le zampe. Dolci ricordi di casa. Dolci ricordi di casa. Dolci ricordi di casa. Thank you.
Sì, riposarsi, esatto. Su tutti i piedi si lega facilmente alle scale, ma i casi sono due. O è due o è otto. Comunque, sì, ma mi manca una porta da sbirciare o sbaglio? È in alto? Questo continua a non aprirsi. Ah! Ok, asset nuovo. Ah, ma certo, sono le frutte. Beh, certo, il ricordo di casa è la frutta. È un simbolo. Ok, frutta e barattoli di frutta. D'accordo, mi sembra abbastanza ovvio. 2, 4, 5. 5, 5, 5, 2? 5, 5, 5, 2? Vabbè, sono i nemici simpatici. Può anche essere 5, 5, 5, 8, eh? Oh fuck. Ah, dite che... Ma... Se le mele e i mostri erano poligonali, bisognava contare solo i libri poligonali. Solo i libri poligonali, non quelli fuori, ma quelli fuori e poligonale. Se è randomico, può essere che in altri salvataggi ne avremmo trovati di più 3D, davvero, cioè nuovi, asset nuovi e non ripetibili. Quindi sì, può essere 1552, assolutamente giusto. Quindi 1552. Ok, 1, 5, 5, 8. Le materie di tuo padre. Ok, allora. 1. Le pozioni sono modelli già visti. Oddio, però sono 3D. Cioè, sono colorati. 1, 2, 3, 4, 5. 6! Ce n'è uno a terra! 1, 5, 6, 2. 1, 5, 6, 8. 5 5 6 2 PAM! Non c'è il lost number qui? Quindi avevo ragione a leggere tutti i libri fuori. Ok, non solo quello colorato. Perfetto. Cloud non sarà così fortunato, ma vedere un Chiactus mi ha fatto un sacco piacere. Cioè, sono dei Chiactus che fanno 10.000 aghi. Allora. Ok. Lo so, ho detto 10.000 aghi, ma è un lapsus che voleva intendere 10.000 danni ad ago, quindi... Ok, allora...
Ah, è vero, c'è anche Actus nell'OMD. Ciao arancino. Certo che abbiamo fatto una buona azione. Sì, comincio a divertirmi. E questa non è una meraviglia, è un incubo. Ma questa... che cheap sta cosa. Vabbè, andiamo avanti di trama allora. È molto cheap, sta bruttissima sta meraviglia. Ok, parliamo a Stealth, oppure rubiamogli la chiave. Stealth più 100. Come fanno? Sì, ma vabbè, bruttissima sta cosa. Che cosa stai guardando? La pianta. Oh santo cielo. Ok. Ma cosa dici, Zack? Che colpisci sempre di lama? Bugiardo. Sephiroth. È sicuramente meno stupefacente adesso vedere degli esperimenti genetici, no? Interesting. The door is sealed, of course. Però non con quel nome sopra. Genova. Infatti. Ma Sephiroth già lo sapeva, quindi. Cioè, già lo sapeva Sephiroth, già lo sapeva? Ha cercato conferme. This is the cause of the malfunction. This section is broken. Zack, go seal the valve. Why did it break? What is that? You average soldier members are Mako-infused humans. You're enhanced, but you're still human. But then, what are those things? Their Mako energy levels are exponentially higher than yours. Are they monsters? Yes. The Shinra scientist Hojo was the one who created them. Abominations spawned by Mako energy. That's what monsters are. You said average member. What about you?
Hey, Sephiroth! Could it be that I was created the same way? Beh, ma... No, cioè... Anche Zack... Am I the same as these monsters? No, per niente! Sei chiaramente, esplicitamente, visivamente, assennatamente, intellettualmente, corporalmente diverso. I knew ever since I was a child. I was not like the others. I knew mine was a special existence. Però certo che sei stato. But this... This was not what I meant. Am I... a human being? No such luck. You are a monster. Sephiroth, you were the greatest monster created by the Genova Project. Genesis! So you are alive! I suppose I am, if you can call this living. What is the Genova Project? The Genova Project was the term used for all experiments relating to the use of Genova's cells. My mother's cells? Poor little Sephiroth. You've never actually met your mother. You've only been told her name, no? I don't know what images you've conjured up in your head, but... Genesis! No! Genova was excavated from a 2,000-year-old rock layer. She's a monster. Sephiroth, I need your help. My body is continuing to degrade. Soldier First Class, Sephiroth! Genova Project G gave birth to Angeal and monsters like myself. Genova Project S... S? ...used the remains of countless failed experiments to create a perfect monster. What do you want of me? Your traits cannot be copied onto others. Your genes can't be diffused. Therefore... Your body cannot degrade. Share your cells with me. Come? My friend, your desire is the bringer of life, the gift of the goddess. Togli quella cosa! Non rovinare la scena, togli quella cosa. Ma che è? Whether your words are lies created to deceive me or the truth that I have sought all my life, it makes no difference. Uccidilo. You will rot. I see. Perfect monster indeed. When the war of the beasts brings about the world's end, the goddess descends from the sky. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss. Her gift everlasting. No!
Stop! Crisis Core fino ad ora mi ha insegnato a essere molto preoccupato dinanzi a come espone certe cose e i suoi personaggi, perché in buona parte, quando si aveva a che fare con Angelo, specialmente a un certo punto, in alcune clip specifiche, per poi diventare esponenziale con Genesis, era un po' un disastro. Ma questa cutscene, Sephiroth, e Genesis, anche lui, è bellissima. Se soltanto Genesis fosse stato così tutto il tempo, se parlasse come un'entità che ha un minimo di presenza scenica che non sia imbarazzante e ridicola, e poi vi aggiungesse i pezzi, i temi, no? Non soltanto i temi a livello di concettuale, ma se poi lui se lui citasse le strofe di Loveless dopo l'espressione di certe frasi o scene o momenti in maniera così precisa come ha fatto adesso, che sono realmente reazioni emotive e non quello che è successo prima, sarebbe stato un personaggio molto più bello. Questa scena mi è piaciuta tutta. I dubbi di Sephiroth non esplodono in maniera violenta e completamente illogica rispetto al personaggio che abbiamo visto. Rimane se stesso, i suoi dubbi, e il fatto che non conoscesse sua madre funziona in nome poi di come arriva a scoprire che cosa è davvero Genova. È una bella scena. È bello come appare Genesis. Impulsivo, irascibile, aggressivo e violento, come è sempre stato, anche durante l'allenamento su Junon. Quello che dice a Sephiroth, come reagisce al rifiuto di Sephiroth, come Sephiroth se ne va, e quello che sta probabilmente pensando, i ricordi che aveva di Nibelheim, è una delle cose, delle poche volte in cui il silenzio diventa anche narrativa all'interno di un Final Fantasy di questo tipo, quello che è post Square Enix, dove la sottigliezza narrativa non esiste più ed è tutto un terribile sbattimento in faccia di pacchiane esposizioni e il frutto, cioè quel frutto messo lì, mostrato così e buttato a terra, inquadrato per 10 secondi, è la spazzatura Square Enix per me quella è spazzatura patetica, proprio da cancellare, facendo finta che quella cosa non ci sia. Il fatto che Sephiroth abbia pensato "io sono uno di questi mostri" non è casuale, perché alla finestra che cosa ha detto? "Questo posto mi è familiare", ed essendo Sephiroth una persona intelligente, molto acuta, persino sovraumana, appunto, è bellissimo che lui faccia uno più uno dicendo "ma dopo aver visto Angeal, dopo aver visto Genesis, se io ricordo questo luogo e dentro il reattore c'è questa merda, non è che per caso, visto che mi sono sempre sentito speciale". Bello, 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 bello. Mamma mia, poteva andare tutto in vacca. E invece è stata una scena bellissima. Sono molto contento. Uff, figata. Sono contento. Ok. Ok. Ora manca solo un tassello. Ed è molto importante. Come si fa a passare da quello a quelle fiamme? Come lo facciamo il gap? Perché non può essere immediato adesso. Non può essere immediato. We'll be right back.
ma anche come regista, anche Zack eccetera, chi è? Anche Zack mi è piaciuto. Esatto, Sephiroth andrà a cercare informazioni nella villa, esattamente. E quindi, come lo... quindi, no? Allora. Povero Cloud. Cioè, l'insubordinazione di Sephiroth adesso è bellissima. Paradossalmente, a differenza di quello che ho sentito dire, in questo momento... nonostante il fatto che non sia equilibrato, narrativamente il gioco, secondo me, e quindi ci siano delle scene e delle scelte molto brutte riguardanti Genesis and Geol, per me questo è verbo proprio essere, è in essere, questa cosa per ora, nonostante tutto, sta migliorando Final Fantasy VII, sono contentissimo. A maggior ragione, spero che appunto il remake prosegua nell'utilizzare la compilation come si deve. Della quale fa parte. Come va? Cleavage. Ciao. I bambini senza problemi. Anche i bambini sono esperimenti del progetto S. Che devo andare al villaggio, vero? È troppo presto per... infatti, devo portare al sicuro i bimbi. Avete ragione. Avido. Ragazzi, io sono andato al villaggio. Non ho fatto nessun bivio. Tifa safe. Don't worry. If only I were soldier. Zack? Soldier is like a den of monsters.
Don't go inside. È stata Rush. What happened? I don't know, man. I thought I knew, but... Ma che bella questa scena! By the way, do you know Tifa? Sort of. Talk to her? No. I'm sensing some issues here. Shouldn't you do something? I'm one to talk. I'm with Soldier, so fighting's all I do. Sorting things out is someone else's job. What's going on? Who's the enemy? It makes no difference to me. Hey, Zack. You know, I've never seen you use that. Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're a little more important than my sword. But just a little. Embrace your dreams, and whatever happens, protect your soldier honor. This is a symbol of my dreams and honor. No. It's more. That's right. I had almost forgotten. Thank you, Cloud. Huh? Right! I'm gonna crash. Night! Allora, prima la cosa importante. Adoro la scena, mi piace un botto, e non perché è originale il fatto che lui non faccia il last action hero shonen che fa «Devo inseguire Sephiroth! Chissà cosa sta succedendo! E dov'è Genesis? Devo salvare tutti! Devo combattere! Vola con le scarpe a razzo!» verso la villa. È molto bello che in un contesto militare normale, in cui ha già visto cose folli e ne è uscito sopravvissuto e vincitore anche insieme a Sephiroth, che ha visto essere sempre una persona fredda, attenta e calcolatrice senza che sia pericoloso, lui lo lasci andare e dica comunque se la può cavare lui, io sono stressato, non ci capisco più niente, le mie priorità stanno venendo meno e la mia fiducia nei confronti di Soldier sta cadendo, quindi ho bisogno di parlare con quel ragazzo. Bellissimo. Zack è un personaggio alieno a quello che è stato fino ad ora la compilation di Final Fantasy VII dopo l'originale. Bellissimo, sembra che faccia parte di Final Fantasy VII. È un bellissimo personaggio e questa scena è fantastica. Mwah! Bellissimo, sono troppo contento di questa scena nell'hotel. Bellissima, anche quando si stressa e poi si riposa davanti alla Buster Sword. Bello il modo in cui bello, bellissimo. Detto questo, che cazzo? Non ho capito sta cosa della Buster Sword. Non te l'ho mai vista usare. Ma che cazzo dice? Ma che sta dicendo? È da quando l'abbiamo conosciuto anche sul monte, sulla neve, che non fa altro che fare attacco rotante. No, non può, non potete venire, non esiste.
che mi diciate che è una dissonanza, perché lui di narrativa non la usa. Non esiste, non esiste, perché è proprio merda. Cioè, non esiste in uno sviluppo che... Cioè, gli lasci usare l'arma che aveva all'inizio, se la metti sulle spalle come simbolo. Non gliela metti come arma base. No, non esiste. Non esiste. No, non, non esiste. È un errore troppo grande. Non è dissonanza ludonarrativa. È proprio errore. È proprio errore. È proprio brutto. È proprio stupido, finto, menzognero e incoerente. Roba che non ha proprio senso. Cioè, è come dire... In realtà Nathan Drake non ha mai sparato un colpo. È come se veramente ci fosse Chloe in Uncharted 2. Ma come fai a... Non ti ho mai visto sparare. Cioè, no, per l'amor di Dio, eh. Does Zack use a Buster Sword? Or what the fuck am I hearing? In credit score. Anche perché non ha altri equipaggiamenti con sé. Non ha altri equipaggiamenti con sé. Ok, ho appena fatto questa domanda a Google ed è apparso in caps lock. This plot point is flawed at best. It's very poorly communicated. Cominciamo bene. Sono d'accordo. Partiamo dal presupposto. Ok, sono con voi. Approfondiamo, per favore. Ok, niente, niente, ok, ma anche tradotto male, quindi il succo è questo, Angio non la usa, per quello che sappiamo, Zack la usa in modo contundente, dal lato non della lama, che da una parte la rovinerebbe ancora di più. Ma essendo una spada speciale, lui è un soldier, è un Final Fantasy, non importa. Mentre Cloud se ne sbatte il cazzo, termine tecnico, lo sappiamo benissimo. E ho capito, ma fagliela tenere in maniera diversa. Ma non cambia niente, mi fai il modello con lui che tiene la palla lama nel lato sbagliato, così fai... Ah, ma allora non era un... Oh, mamma mia, ecco perché nel modello la usava così al contrario. Che figata, che bello. Ma allora era calcolata questa cosa. Cioè, non serve avere soldi e budget per girare il modello nella mano, eh. Questa cosa è veramente fatta male. Questa cosa è veramente, veramente fatta male. Peccato. Dopo così tanta festa, vedere una... Proprio una... Boh, sembra Dark Souls 2. Gli dà un fastidio bestia. Cioè, bastava veramente che la impugnasse con questo lato e colpisse con questo lato. Cioè, bastava che colpisse con quel lato lì al posto che con questo. Cioè, era veramente facilissimo e non ci sarebbero stati problemi. Magari lui non doveva dire, non te l'ho mai vista usare, cretino. Posso vedere? No. Ok.
Cloud era accanto a noi quando la usava, quindi è proprio fuori di testa. Cioè, Cloud è sempre stato con noi. Ma non importa, non importa che lui lo dica o meno. È proprio fatto, è proprio una cosa fatta male, 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 male. Cioè, non è... Cioè... Che poco prima Zack abbia detto che non la usa dalla parte della lama non ha nessun valore. Perché lo ha detto adesso, insieme a Cloud, tardissimo, e tutte le ore precedenti... No, la ricarichiamo la partita, voglio solo controllare. Cioè, non ha nessun valore, perché... È in questa live che ha detto di usare la lama dall'altra parte. Non quando ha preso l'arma. Cioè proprio... No, raga. Non... Cioè non... E non sono io. Non sono io. Voglio... Non sono io. Non sono io. No. Aspetta. Cioè, certo, certo che mi triggero, certo che sì. Non è che se un personaggio dice una cosa, allora è fatta. Io in realtà sono un procione. Cioè, ma l'ha detto prima di togliersi la maschera. Non puoi arrabbiarti perché hai detto che è un procione. Eh no, non funziona. Allora. Tieni al contrario, ma che gli costava? Ma non succedeva. Era bellissima come idea se lo facesse. Vabbè, ok, ok. No, non ne parleremo più. Non ne parleremo più, ma questa è stata proprio proprio resa male, eh? Proprio, cioè, gli è scivolato dalle mani. E il bello è che potenzialmente potevi anche farlo a fine sviluppo, perché è una modifica retroattiva. Il modello di combat gli sposti la... Ok, ok, basta. No, 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 ci fermiamo qui. Tra un po' arriverà roba molto importante. Non voglio interrompere a metà della roba importante. Questa è la fine capitolo perfetta. Questa è la fine capitolo perfetta. Non andremo alla villa dovendo interrompere tra un quarto d'ora e 20 minuti. Follia pura. Follia pura. Va goduto. Sono così contento di quello che è successo oggi a livello narrativo. Sephiroth, Genesis. Genesis è la prima volta che lo vedo come un bel personaggio e probabilmente l'ultima. Però spero che si mantenga su questo livello. La mail la leggiamo la prossima volta, così rientriamo nel mood. Sarà una mail forse seria, ma non è detto. Può essere anche il fan club di Zack. Sono contento. Sono contento. Stasera dobbiamo finire un po' prima, anche per non rischiare. Però io ci sono sempre pronto, ragazzi. E ci sono anche le altre quattro meraviglie nella prossima puntata. Esatto, esatto, esatto. Domani alle 18 Kingdom Hearts. Sì. Sì, 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 sì. Grazie di essere stati con me. Perdonatemi se non vi ho coccolato abbastanza per quanto concerne iscritti e presenza. Cercherò di rendere più rumoroso Streamlabs, ma oggi è proprio Streamlabs che non si è aggiornato e non mi ha detto nessuno di coloro che si è iscritto. Spero la live vi sia piaciuta, perché a me è piaciuto tantissimo mostrarvi la missione ad alto livello, parlare di questo e avere così tanta gioia nell'emozionarmi dinanzi a qualcosa di così rischioso come riscrivere quelle scene. Perché... poteva andare molto peggio. Ed è andata un sacco bene. Buon riposo. E alla prossima.